Ecco il derby, ritorna Cremonese Tolmezzo di domenica. Cortiula voleva l'anticipo, la dirigenza carnica ha detto no. A nulla è servita la gita in montagna per l'ex Pino. Lo sappiamo, questa è la sua partita, che si accende di rivalità anche per questo educato rifiuto, dopo quello giallorosso dell'andata. Anche se a Cremona giurano, allora non ci chiesero l'anticipo. Di sabato o domenica resta un derby da non perdere, in tutti i sensi. Per la rivalità, per la gente, ma soprattutto per la classifica. Il Tolmezzo in trasferta ha una marcia giusta e ancora fuori casa è chiamato a risollevarsi per le malefatte interne. La Cremonese domenica scorsa ha perso invece una lunga imbattibilità. I play-out fanno paura ad entrambe, ma chi vince domenica può sentirsi un po' più al sicuro, soprattutto la Cremonese, che guarda addirittura in alto e poi ha già vinto all'andata il derby. E soprattutto lo ha vinto un anno fa nettamente al Simonetti, spezzando la serie positiva che vedeva Tolmezzo imbattuto in questa particolare sfida dell'Alto Friuli. Sarebbe la terza vittoria consecutiva per Pino Cortiura e la sua Cremonese. Significherebbe mettere davvero per un anno la freccia, sorpassando quel Tolmezzo del curriculum societario un po' più glorioso. Si gioca per un po' di gloria, quindi, per gli sfottò, per il pubblico e la classifica. E come detto, è un derby da non perdere.